La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Idalberto Fei. Cola di Rienzo. Ci sono nomi che a tutti suonano conosciuti, quasi familiari direi, e Cola di Rienzo è uno di questi, anche se a pensarci bene forse del tribuno ci piacerebbe sapere qualcosa di più. Proviamoci insieme. Roma, anno 1320. In una casa situata tra i rioni popolari Regola e Sant'Angelo, la lavandaia Maddalena Rienzi è in fin di vita. Il duro lavoro, gli stenti, la fatica, in maniera irreparabile. Assistita da un'amica, si prepara a esalare l'ultimo respiro. Sto morendo. Prega per la mia anima, amica mia. Pensate ai miei figli, a Nicola, soprattutto. Lui è diverso. Non deve avere la vita che ho avuto io. Maddalena, cosa vuoi dire? Non capisco. Cola non è figlio di mio marito, ma di quello straniero, quell'Enrico che venne a Roma per la corona d'Augusto. Ora che sono in punto di morte, lo confesso, e invoco il perdono del cielo. Non fa in tempo a pronunciare quelle parole che Maddalena spira fra le braccia dell'amica. La donna, ancora turbata da quella sconvolgente confessione, si volta e vede il piccolo Nicola sulla porta della stanza che piange la madre scomparsa. La donna non sa che quel bambino è destinato a diventare l'ultimo tribuno di Roma. Nicola di Rienzo, detto Cola, nasce a Roma nell'aprile del 1313 e sin dalla morte della madre ama presentarsi come figlio illegittimo di Enrico VII di Lussemburgo, l'ultimo imperatore romano d'Occidente. Una cronaca contemporanea, al contrario, riporta informazioni nettamente diverse. Cola di Rienzo era di bassa levatura. Il padre era un tavernaio e la madre, di nome Maddalena, lavava i panni e portava l'acqua. La sua abitazione era accanto al fiume, fra i mulini, nella strada che va alla Regola, dietro a San Tommaso, sotto il Tempio dei Giudei. L'osteria di famiglia, seppure piccola e malandata, è un punto di ristoro per la gente del luogo e per i forestieri. L'attività è modesta, ma procura all'oste discreti guadagni. Nella sua taverna presso il Tevere si trascorre la giornata giocando e chiacchierando, mentre Roma sembra andare in rovina. Tutti i giorni si combatteva, dovunque si rubava. Le vergini erano rapite e insozzate, nessuno più trovava un luogo sicuro. La moglie veniva stuprata nel letto del consorte, i viandanti regolarmente scannati. Il clero era corrotto, dappertutto lascivia, male, ingiustizia, sfrenatezza. La morte era un fenomeno abituale, dato che la ragione era quella della spada, e la sola salvezza risiedeva nell'appoggio di parenti ed amici, e quanto più armati erano, meglio si poteva cercare di vivere. Cola è un ragazzo fortunato. Il padre Lorenzo lo vuole istruito e in un'epoca in cui neppure i rampolli delle nobili casate sanno scrivere il proprio nome,
è disposto a investire nella sua educazione. Racconta l'anonimo nella cronaca Rienzi. Fu nella sua gioventù nutrito di latte d'eloquenza. Buon grammatico, migliore retore, buono scrittore. Come e quanto era veloce lettore. Usava molto Tito Livio, Seneca e Tullio e Valerio Massimo. Si dilettava nel raccontare le magnificenze di Giulio Cesare. Tutto il giorno ragionava sulle iscrizioni di marmo che giacciono intorno a Roma. Le rendeva in volgare e le interpretava correttamente. Il mito dell'antica Roma si rivelerà fondamentale nella vita di Cola di Rienzo, che aspira a una città ideale basata sulle virtù repubblicane. Come restare immobili e indifferenti al degrado della nostra città eterna? Occorre ergersi contro la decadenza dei costumi, lottare contro la corruzione della nobiltà, impedire che il morbo diventi incurabile. Inutile aspettare che qualcuno scenda dall'alto per intervenire a nostra difesa. Occorre agire, agire prima di soccombere. Ecco, qual è il mio destino, ecco ciò per cui sono nato. La salvezza della mia adorata patria. Nonostante i proclami, Cola sembra in principio destinato ad una vita decorosa, ma marginale, nella provincia laziale, dove si era trasferito con la famiglia alla morte della madre. Ma nel 1332 il padre muore e Cola torna nella sua amata Roma, dove riprende gli studi e decide di dedicarsi alla carriera di notaio. La sua eloquenza è molto apprezzata, tanto quanto la sua vasta conoscenza della cultura classica e l'eleganza nel portamento. Se per gli altri è utile e doveroso essere impeccabili, per me lo è doppiamente. Leggo spesso sui volti delle persone la diffidenza per i miei natali umili, dal momento che ignorano quale sangue scorra davvero nelle mie vene. La mia eloquenza e i miei modi debbono essere degni di un principe o di un re, perché tale io sento di essere. Presto è a fianco del notaio cieco, di cui poco dopo sposa la figlia, conquistata dalle storie dei suoi natali imperiali. È il periodo della cattività avignonese e la mancanza del Papa a Roma crea le condizioni per un vuoto di potere cui nemmeno i nobili sono in grado di ovviare. Scrive Indro Montanelli nella sua Storia d'Italia. I romani non avevano tardato ad accorgersi che col papato avevano perso la loro unica industria. La Chiesa amministrava male il suo denaro, ma ne riceveva molto da tutta Europa. Esso non si traduceva in scuole, in ospedali, in strade, ma si diffondeva con elemosine e bustarelle, cui il popolino ormai si era abituato. Con esse era venuto a mancare l'altro grande introito, il turismo. Nessuno aveva più ragione di venire in una città che non era più capitale di nulla. Per risolvere la grave situazione, Cola di Rienzo inizia una lenta opera di autopropaganda, divenendo in breve il console delle vedove, dei poveri e degli orfanelli. Con questo titolo, nel 1342, prende parte ad uno degli eventi più importanti della sua vita, l'ambasceria che la città di Roma invia ad Avignone al nuovo Papa Clemente VI. Così Cola di Rienzo arringa il popolo che lo sostiene. Bisogna riportare il Papa a Roma! E chiedere che l'anno giubilare sia convocato ogni 50 anni in luogo dei 100 stabiliti da Bonifacio VIII. Ciò servirà a dare una nuova spinta all'economia della nostra città attraverso un massiccio afflusso di pellegrini. Una volta ad Avignone, Cola intende fare buona impressione di fronte al Santo Padre per mettersi al suo servizio e con la sua protezione neutralizzare i faziosi nobili romani. Sua Santità, occorre che riconsideriate la vostra decisione. Nella nostra e nella vostra città, i baroni e i nobili non sono altro che dei malfattori di strada. Essi consentono gli omicidi, le ruberie, gli adulteri e ogni male. Vogliono che la loro città giaccia desolata e nella morsa del demone del vizio. Il Papa è desideroso di conoscere l'identità del fine oratore, ma il cardinale Giovanni Colonna lo mette in cattiva luce. Sua Santità non dovrebbe essere indulgente con quell'uomo che proviene dalla plebe. Aizza l'odio del popolo contro gli ottimi senatori dell'urbe per sovvertirne il potere, che invece viene amministrato con saggezza e oculatezza.
Dimenticate le sue parole, santità, perché sono parole di un pazzo! Convinto dai discorsi del cardinale, il Papa decide di non dare credito a Cola di Rienzo e concede invece spazio ai suoi avversari nobili. Il 15 maggio 1343 nomina senatori della città due ottimati, Matteo Orsini e Paolo Conti. È una dura sconfitta per Cola, che emarginato si riduce in povertà ed è costretto quasi a mendicare. Tuttavia, grazie alla sua ars oratoria, si guadagna l'amicizia di Francesco Petrarca, che come gran protetto della corte papale ha ormai fissato la sua residenza ad Avignone. Gli scrive il Petrarca: quando ripenso al gravissimo santo discorso che mi tenesti l'altro ieri sulla porta di quell'antica chiesa, parmi aver udito un oracolo sacro, un dio, non un uomo. Così divinamente deplorasti lo stato presente, anzi, lo scadimento e la ruina della Repubblica. Così a fondo mettesti il dito della tua eloquenza nelle nostre piaghe, che ogni qualvolta il suono di quelle tue parole mi ritorna alle orecchie, me ne cresce il dolore all'animo, me ne sale la tristezza agli occhi. Ah, se fosse mai, se anch'io fossi a parte di sì grande impresa, di tanta gloria. Grazie a questa amicizia, Cola di Rienzo riesce a ristabilire buoni rapporti con il cardinale Colonna. Il suggello di questa ritrovata serenità giunge il 9 agosto 1343, quando il pontefice sigla uno scritto nel quale difende l'operato e le tesi del tribuno. Scrive Indro Montanelli: Papa Clemente VI sposò le ragioni di Cola, lo incoraggiò a organizzare una resistenza contro i soprusi del patriziato romano. E, fedele alla sua regola di non rimandare mai indietro nessuno a mani vuote, lo provvide di un po' di quei fiorini che il suo predecessore Giovanni XXII aveva accumulato con tanta ostinazione. La posizione di Cola si è notevolmente rafforzata. Clemente lo ha nominato notaio della Camera Municipale e Cola ha posto la sua firma in calce a una supplica in cui si promette di porre il popolo di Roma sotto la protezione del Vicario di Cristo. È una sottile manovra del pontefice volta a ricondurre Roma all'obbedienza, appoggiando le politiche dello scaltro giovane che continua ad arringare le folle contro la nobiltà corrotta. Cittadini! Roma giace abbattuta! E non può vedere la sua caduta perché gli sono stati cavati gli occhi a causa dell'iniquità dei patrizi. Roma ha perduto il Papa e l'Imperatore. Un tempo era grande la magnificenza del Senato che concedeva autorità all'impero. Signori cittadini, tanto grande era la maestà del popolo di Roma, ma ora, a causa dei malnati nobili, l'abbiamo perduta. Il popolo rimane conquistato dalle parole del nuovo tribuno, mentre i nobili si fanno beffe di lui e più spesso diventano minacciosi. Cola, esasperato, pronuncia in pubblico una frase che suona come un avvertimento. Signori, so che molta gente mi disprezza per quello che dico e faccio. E questo perché? Per l'invidia. Ma ringrazio Dio per il fatto che ci sono tre piaghe che consumano questi miserabili. La prima è la lussuria. La seconda è il fuoco. La terza è l'invidia. Dopo l'irritazione iniziale, la nobiltà preferisce mantenere un atteggiamento di indifferenza. Scrive a tal proposito il Fortifiocca: di lui ridevano i patrizi, non pensando che un tale abbaiatore potesse mordere. Lo invitavano nei loro palazzi, gli davano bere e mangiare, e quei giovani asciutti e ferrigni come Giovanni Colonna, muscolosi e nerboruti per il mestiere della guerra, lo tastavano, lo palpavano attraverso la guarnacca per sollazzo e per spregio, valutavano da compratori quella floscia carne sedentaria che già si gravava di adipe. Ma per tutti loro è in arrivo un brusco risveglio. Il 19 maggio del 1347 Cola scatena l'insurrezione. Vi partecipano più che altro borghesi, cavalieri squattrinati, nobili tenuti in disparte e giovani cadetti di qualche famiglia altolocata. Sembra un manipolo di disperati poco efficiente dal punto di vista militare, se paragonata alla milizia dei Colonna, ma ha dalla sua l'effetto sorpresa. Ben presto, senza spargere una goccia di sangue, sul Campidoglio svettola il gonfalone degli insorti. Squillano le trombe, si convoca la plebe. Per Cola di Rienzo,
è il trionfo, scrive Montanelli. Sulle prime, Cole non amministrò male il potere conquistato, riordinò il fisco e fece funzionare la giustizia. Anche il principe Pietro Colonna dovette subire un processo e fu gettato in prigione. Ma questi successi cominciarono a ubriacare il tribuno, che prese a parlare di sé come del redentore del sacro romano impero per volontà di Cristo. Il giorno di Ferragosto, Cola si fa cingere in Santa Maria Maggiore di 6 corone, alza una palla d'argento come simbolo del potere mondiale, convoca tutti i sovrani della terra a Roma per eleggere un nuovo imperatore, pensando a se stesso come unico candidato. Scrivono le cronache. Cola di Rienzo cavalcava alle feste con grande stormo di cavalieri, bianco vestito su palafreno bianco, a somiglianza degli imperatori nelle incoronazioni, preceduto dalla sua guardia di 100 giovani scelti nel nativo rione della Regola, mentre un gonfalone regio gli sventolava sul cappelletto di perle. Arrivava a San Pietro con infinito codazzo di giudici, notari, camerlenghi, cancellieri, paceri, marescalchi, con suono di trombe e di nacchere, vestito di velluto mezzo verde e mezzo giallo, foderato di vaio, tenendo in pugno una verga d'acciaio sormontata da un aureo pomo che nella sua crocetta conteneva una scheggia di legno santo. Per finanziare le sue intemperanze, Cola di Rienzo comincia a spendere il denaro pubblico in progetti demagogici volti ad attirargli le simpatie del popolo. Il denaro se lo procura attraverso la dura tassazione e l'estorsione nei confronti dei baroni. È sempre più vittima della propria megalomania e persino il rapporto privilegiato col popolo sembra incrinarsi di fronte all'introduzione della tassa sul sale, all'epoca più importante persino del pane. Possibile che non comprendano che le mie azioni sono necessarie. È così difficile capire che il potere non soltanto va amministrato, ma anche sfoggiato, mostrato, esibito. Qual è quel sovrano, quel re, quell'imperatore che non si ammanta d'oro e non si circonda di segni tangibili e preziosi della sua magnificenza? Chi avrebbe seguito Augusto se non avesse dato prova del suo potere e della sua ricchezza? La politica di Cola preoccupa non poco Clemente VI. Il tribuno è ormai fuori controllo e le esecuzioni politiche sommarie sono all'ordine del giorno. Dopo aver ottenuto una serie di vittorie su alcune cittadine del Lazio, Cola di Rienzo si convince che Roma ha la forza necessaria per riconquistare l'Italia e restaurare l'impero. Per sottolineare questa sua volontà, Cola organizza singolari cerimonie, come quella dell'incoronazione a imperatore, che le cronache ricordano così. La cerimonia dell'incoronazione superò in stomachevole buffoneria la precedente. Di Rienzo aveva composto le 6 corone tribunizie con ramoscelli colti sull'arco di Costantino. Durante la messa, il priore lateranense si fece innanzi e gli offrì la corona di quercia dicendo: «Ricevila, perché liberasti i cittadini da morte». Il priore gli offrì quella di edera dicendo: «Ricevila, perché della religione fosti zelante». E la cerimonia continuò tra follia e discorsi strampalati. Clemente VI comprende che il tribuno ha perduto la ragione ed emana una bolla in cui invita Cola di Rienzo a deporre il potere. In caso contrario, la festa del giubileo in programma 3 anni dopo sarebbe stata annullata. Scrive il Montanelli. A quell'annunzio i nobili si radunarono sotto le mura della città con le loro bande. Cola fece suonare le campane per chiamare il popolo a raccolta. Ma la plebe, per paura di perdere il giubileo, l'unica occasione perché Roma tornasse ad essere grande, non rispose alla chiamata. Mentre le bande dei nobili facevano irruzioni in città, egli fu costretto a fuggire. Nel 1348 Cola lascia una Roma spettrale, flagellata dalla peste, colpita da scosse telluriche che spingono molti a ritenere la fine del mondo imminente. Da Civitavecchia
l'ex tribuno dell'Urbe si imbarca per Napoli, accompagnato dalle parole dure e definitive dell'amico Petrarca. Oh, che dirti potrei se non quello che Bruto diceva scrivendo a Cicerone? Sento vergogna di coteste vicende, di cotesta fortuna. Te, dunque, che ammiro duca de buoni, oggi il mondo vedrà fatto satellite dei ribaldi? Così per noi si mutaron le stelle, così nemico si fece il cielo? Dove andò quel genio tuo salutare, col quale era fama che avessi tu continui convegni? Tanto eran grandi e incredibili le imprese tue. Ma che m'affanno? Io verso te correva, or volgo la strada. Addio, Roma. A te pure, addio. Nel 1350, Cola di Rienzo si mette in viaggio per Praga. Il suo obiettivo è convincere il nuovo imperatore Carlo IV di Lussemburgo, re di Germania e di Boemia, a stringere con lui una proficua alleanza. Fisicamente e mentalmente provato, giunge nella capitale boema e viene condotto al cospetto del sovrano. Quando Carlo IV gli domanda chi è, Cola di Rienzo risponde: «Io sono quel Cola a cui il Signore diede grazia di poter governare in pace, giustizia e libertà Roma, capo del mondo. Sia prossima la fine della Chiesa. Vi sarà grande strage dei suoi principi. Il pontefice morirà e verrà tra noi un pastore angelico, un novello Francesco, che edificherà un duomo assai più splendente del Tempio di Salomone. Questo pastore coronerà voi in Roma con serto d'oro e me tribuno con un serto argenteo, a voi lasciando la signoria d'Occidente, a me quella d'Oriente. E saremo noi tre in terra, l'immagine della Santissima Trinità». Questo discorso, in odore di eresia, non è senza conseguenze. Dietro suggerimento del cardinale Ernest von Partubitz, l'imperatore decide di rinchiuderlo in carcere, ma in considerazione del suo particolare stato mentale, lo sottopone a un regime speciale, grazie al quale l'antico tribuno può leggere e meditare sulle sacre scritture. Ben presto, però, gli eventi prendono una piega inaspettata. Scrive Montanelli: «Mentre Cola di Rienzo era prigioniero in Boemia, un altro popolano di Roma, Baroncelli, cercò di ripetere l'impresa di Cola, scatenando il popolo, cacciando i nobili e proclamandosi vicario dell'imperatore. Il nuovo papa, Innocenzo VI, pensò che soltanto Cola di Rienzo potesse neutralizzare quel nuovo flagello e scrisse al re di Boemia: «Ho ricevuto notizie che alla vostra corte è tenuto prigioniero Nicola di Rienzo, agitatore di folle e sedicente tribuno del popolo. È necessario che vostra maestà provveda immediatamente a scarcerarlo e inviarlo a Roma come aiuto e consigliere del cardinale Albornios, incaricato di ripristinare l'autorità pontificia». Il 15 dicembre il tribuno è di nuovo in libertà e il pontefice chiede ufficialmente ai romani di accoglierlo, poiché egli si è purificato dei peccati compiuti in passato. Alla notizia del suo imminente ritorno, la folla scaccia Baroncelli e innalza archi di trionfo al vecchio idolo. Quando, dopo essere stato nominato senatore e governatore dal vecchio Albornios, Cola di Rienzo si affaccia al Campidoglio, è l'ombra di se stesso e il suo folle discorso sconvolge il popolo. «Condanno e guardo con disprezzo le mie azioni di gioventù, nonché la mia esistenza vissuta nei lussi e nella più sfrontata celebrazione della mia persona. Ma voi dovete dimenticare tutto e considerarmi come un nuovo Nabucodonosor, poiché profetizzo il ritorno imminente delle aquile imperiali sui colli di Roma». Il popolo, che l'ha sempre appoggiato, non crede ai propri occhi nel vedere quell'uomo distrutto nel fisico e con la mente sconvolta. Cola di Rienzo è ormai sempre più dedito all'alcol e i momenti di lucidità sono sempre meno frequenti. Scrive Montanelli: «Dopo 70 giorni di quel regime in cui ne accaddero di tutti i colori, il popolino del suburbio si sollevò, forse anche per istigazione e per le bustarelle dei nobili. Cola tentò di placare il popolo con uno dei suoi discorsi, ma quando si avvide che il suo mito era morto, non gli restò che la fuga».
Scola di Rienzo si cala da un balcone con una corda improvvisata fatta di tovaglie e una volta nel cortile si rifugia nell'alloggio del portiere, si avvolge in una grossa coperta e si avvia verso l'ingresso, dove la folla sciama e si dà al saccheggio. Il tribuno ha in mente di confondersi nel tumulto travestito da pastore, ma, come scrive il Fiortifiocca, passata l'ultima porta, quando era già quasi sul punto di farcela, l'occhio aguzzo di un popolano, con l'occhio infallibile dell'odio, gli vide luccicare ai polsi dei preziosi braccialetti che nessun pastore avrebbe potuto portare. Dopo essere stato riconosciuto e trascinato dalla folla sul Campidoglio, luogo di molte esecuzioni che lui stesso ha ordinato, Cola di Rienzo azzarda un ultimo disperato tentativo per salvarsi. Vi domando di lasciarmi parlare! Vi imploro di lasciare che per una volta sola io possa spiegarvi la natura delle mie azioni, delle mie decisioni! Non potete voltare le spalle all'uomo che ha sempre lottato per voi, che si è sempre battuto perché il popolo di Roma potesse riscattarsi dal suo destino! Io sono uno di voi! Sono un figlio del popolo! Sono figlio vostro! È l'ultimo discorso dell'oratore. La folla si ferma per un istante e sembra quasi che stia per acclamarlo di nuovo. Ma un artigiano, temendo che Cola di Rienzo possa scampare al suo destino, estrae un pugnale e colpisce ripetutamente il tribuno. Altri 100 lo imitano. E comincia il massacro. Gli presero in un cappio corsoio i fusi delle gambe. Lo trascinarono fino alle case dei colonnesi in San Marcello. Quivi giunti, lo appesero per i piedi a un poggetto, con gran festa e gazzarra lo lapidarono. Penzolava giù senza il teschio, che gli era stato mozzato. Nudo, era di pelle come femmina bianco, dove sangue non l'arrossava, e al modo dei bufali in beccheria, dalla sparata grassezza delle interiore ancor fumide, mal ricoperte dalla rete lacera. La figura controversa e discussa di Cola di Rienzo fu fonte di ispirazione artistica, come abbiamo sentito proprio adesso in chiusura del nostro sceneggiato. Anche un grande compositore come Wagner ne fu attratto. E del perché e di come realizzò la sua opera Rienzi, l'ultimo dei tribuni, lo chiediamo al critico musicale Arrigo Quattrocchi, che oggi è qui con noi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Quattrocchi, allora, Wagner perché scelse un soggetto come quello di Cola di Rienzo? Ma io penso che Wagner sia stato essenzialmente attratto dai grandi rivolgimenti descritti all'interno di un romanzo di Edward Bulwer Lytton, intitolato come l'opera Rienzi, l'ultimo dei tribuni romani. E fu attratto da questo romanzo perché gli consentiva di tracciare un vasto affresco storico su cui costruire un'opera in 5 atti di grandi dimensioni, in sostanza un grand opéra francese. Infatti Wagner, che fuggì dalla Germania per debiti rifugiandosi a Parigi, intendeva sfondare nella capitale francese, appunto scrivendo un grand opéra, prendendo a spunto delle tematiche di forte impatto sociale, cioè dei motivi, delle tematiche che avessero come argomento principalmente uno scontro di argomento sociale. E questo probabilmente fu il motivo che attrasse di più Wagner nel romanzo di Bulwer Lytton, e di qui l'idea di sfruttare le tematiche di questo romanzo per dar vita a un'opera in 5 atti. E poi quest'opera peraltro venne respinta a Parigi, dove non aveva la minima possibilità di essere rappresentata, e venne invece rappresentata a Dresda, garantendo a Wagner un successo molto forte, per quanto effimero, perché poi l'opera in realtà non ebbe circolazione, anche perché era estremamente lunga ed estremamente macchinosa. Lo stesso Wagner volterà le spalle a quest'opera, che non ammetterà nel teatro di Bayreuth,
insieme alle sue opere più famose, perché riteneva quasi un peccato di gioventù che non rientrava nella sua prospettiva del dramma musicale. Ecco, ma come viene restituito il personaggio Colari Rienzo all'interno di quest'opera? All'interno di quest'opera il personaggio viene restituito in una luce estremamente positiva, una luce che fa di Rienzi un personaggio in qualche maniera al di sopra delle parti. Rienzi è addirittura il tribuno del popolo che agisce disinteressatamente, cioè non per se stesso, ma solo per il bene del popolo e per il bene di Roma. Emblematiche sono le parole che il tribuno proferisce alla fine del primo atto, quando gli viene offerta la corona di Roma dal popolo. Ce le può leggere alcune parole di questo primo atto? Sì, le leggo volentieri nella traduzione storica di Guido Manacorda, molto fedele, che dice appunto, quando il popolo lo saluta come re dei Romani: non così, liberi io vi volli, a tutto il mondo appartenga Roma e le leggi dia un senato, ma se a protettore mi scegliete di quei diritti che spettano al popolo, indietro riguardate verso gli avi e tribuno del popolo nominatemi. D'altra parte, in questa prospettiva va detto anche che la figura di Rienzi è di estrema nobiltà, una nobiltà d'animo. Quando subisce un attentato, si salva da questo attentato e poi grazia i cospiratori. In realtà la sua figura si erge da una parte contro i nobili, visti come classe sociale da combattere, e dall'altra parte contro la Chiesa, e poi in realtà saranno i nobili e la Chiesa che lo porteranno alla rovina, aizzando contro di lui il popolo verso il quale viceversa Rienzi si era tanto prodigato. E l'opera finisce in maniera tutt'altro che fedele alla realtà storica, ovvero con un incendio del Campidoglio, che era diciamo una finale spettacolare appunto da grand opera, di cui poi Wagner si ricorderà nei suoi anni successivi, quando manderà in fuoco la reggia dei Gibicungi nel finale del Crepuscolo degli Dei, laddove però ci sarà anche un fiume che straripa addirittura il Reno per aggiungere spettacolarità a spettacolarità. Vorrei dire anche che forse qualche motivazione ulteriore si può trovare nel vedere Wagner scegliere questo personaggio di Rienzi, perché qualcosa di una certa correlazione con lui stesso, forse. Sì, perché Wagner si è sempre in qualche modo ritratto nei suoi personaggi principali, anche, non so, in Hans Sachs o in Walter von Tolsing, o anche probabilmente in parte nello stesso personaggio di Wotan, tormentato da tante circostanze. E con Cola di Rienzo? E con Cola di Rienzo probabilmente è proprio l'idea dell'uomo nuovo che combatte contro una società rigidamente gerarchica e rigidamente stratificata. Io credo che in questo Wagner pensasse veramente di essere l'uomo nuovo e di avere anche tutte quelle doti morali che invece forse poi, come sappiamo, l'uomo non aveva fino in fondo.
Oggi è qui con noi anche il giornalista e scrittore Roberto Olla, che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Olla, sulla figura di Cola di Rienzo sono stati scritti fiumi di parole, ma il giudizio sul personaggio rimane comunque controverso. C'è chi lo ha descritto come un folle, un dittatore setato di potere, chi invece ne è rimasto affascinato descrivendolo come un grande uomo d'azione, un politico lungimirante. Tutto può essere, comunque il fascino di questo personaggio, in positivo e in negativo, è innegabile. Le voglio chiedere, secondo lei tutto ciò è riconducibile al fatto che era un grande comunicatore? Ah, sicuramente. La base del successo, diciamo, del potere raggiunto anche da quella di Rienzo era la sua capacità di parlare alla gente, come potremmo dire oggi. Se potessimo sentirlo parlare oggi per un qualche miracolo della storia, sicuramente ne resteremmo ancora affascinati, come era rimasta affascinata a Roma in quegli anni. Doveva essere un oratore capace di suscitare grandi emozioni, che riesce ad approfittare evidentemente di un vuoto di potere che si era creato, certo. Ecco, per tentare comunque di dare un giudizio sereno, credo che sia importante inquadrare l'epoca entro cui si scrive la sua breve parabola, vale a dire il tardo medioevo, insomma, dove violenza e sopraffazione erano all'ordine del giorno. E ancora di più quando si crea il vuoto di potere, per cui il Papa se ne va ad Avignone, trasferendo ad Avignone, perché non è solo il problema di un Papa che se ne va, significa un'intera corte che se ne va, significa quindi che Roma resta la fame, perché attorno al papato, attorno alla corte del Papa, vivevano veramente in tanti, quindi è un problema di, e forse il picco massimo della decadenza di Roma, di questa città, e quindi in questo grande vuoto di potere che si crea, in questa fame, dove cominciano a spadroneggiare i signorotti locali, ricordiamoci che praticamente quasi ogni città cerca di rendersi autonoma, e ogni signorotto fa il bello e il cattivo tempo. In questo vuoto di potere, e soltanto in un vuoto di potere del genere, possono emergere dei tribuni alla Cola di Rienzo, cioè delle persone. Ci vuole un terreno fertile, altrimenti non hanno presa. Se no la politica o comunque l'organizzazione del potere non ti lascia spazio per parlare alla gente comune direttamente e soprattutto per aizzarla, per farla tua, insomma, per creare una sorta di tuo movimento d'opinione, si direbbe oggi. Certo, c'è un'altra considerazione secondo me da fare: chi si opponeva a Cola di Rienzo non rappresentava certamente la democrazia, e i metodi che lui applicava, anche brutali, rappresentavano una simmetrica risposta alla brutalità degli altri. Lei è d'accordo? Beh, assolutamente sì, siamo, come dire, lontani dallo sviluppo delle moderne idee di democrazia, ma lontani parecchio, lontani secoli, certo. E quindi sono veramente scontri che avvengono con brutalità, per cui si ammazza senza nessuno, la vita umana vale ancora veramente poco, si arrestano vari personaggi, anche influenti del potere romano, li si getta in gattabuia senza nessuno scrupolo, quindi diciamo da una parte e dall'altra sicuramente, come lei ha detto, in questa fase storica nessuno si preoccupa, non dico della democrazia, ma neanche di tenere comportamenti, diciamo, che oggi chiameremo umani verso, certo, il nemico, non c'è nessun rispetto reciproco. Cola fu travolto, secondo lei, dal suo eccesso di idealismo? Lui vagheggiava in maniera totalmente utopistica di grandi progetti imperiali, oppure da un delirio di potere?
più da un delirio di potere, nel senso che lui probabilmente si era illuso che quello fosse il potere, cioè che il potere fosse poter parlare alle folle e portarsele appresso, mentre il potere non è quello. Il potere, per raggiungere un vero potere, tu, come dire, devi costruire dei rapporti stabili. Allora oggi si direbbe che devi avere un buon rapporto con i sindacati, devi avere un buon rapporto con il mondo dell'industria, con gli ordini professionali, cioè con delle realtà organizzate. Allora poteva essere, devi avere un buon rapporto comunque con ciò che era rimasto della struttura della Chiesa a Roma, un buon rapporto con le famiglie nobiliari. Lui ci prova anche a costruirselo, ma non riesce. L'unico fu il Petrarca che lo considerò. Il Petrarca scrisse, si compromise quasi per lui, scrisse anche delle lettere per lui, poi però Petrarca aveva tutto un suo percorso da seguire e altri interessi, per cui, e poi più di tanto in effetti non poteva fare. Per Cola di Rienzo, quando aveva scritto, quando si era addirittura recato a Roma sperando di trovare chissà quale nuova situazione, aveva fatto fin troppo, ma mancavano le strutture proprio del potere, cioè il favore popolare l'aveva ottenuto, ma poi come lo mantieni? Come costruisci stabilmente dei rapporti con chi ogni giorno è a contatto col popolo, quindi gli ordini professionali, gli artigiani, chi organizza il mondo del lavoro, quel poco di mondo del lavoro che era rimasto nella Roma del 300, insomma, questo è il... Grazie Roberto Olla, io ringrazio lei e anche Arrigo Quattrocchi. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana con un nuovo caso della Storia in Giallo. La Storia in Giallo, un programma di Antonella Ferrera, avete ascoltato Cola di Rienzo, con le voci di Dina Braschi, Cristina Boraschi, Giancarlo Cortesi, Francesco Meoni e Luca Della Bianca nel ruolo di Cola di Rienzo. Collaborazione di Marco Zonetti, assistente musicale Marco Pons de Leon, musiche originali Alessandro Molinari. Realizzazione tecnica Fiore Liborio. Regia Idalberto Fei. Un ringraziamento a Marco Chiaravalle per le ricerche e a Manuel De Lucia per la collaborazione. Nel sito internet www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo potrete ascoltare le puntate precedenti. Indirizzo email: la storia in giallo@rai.it.